Allora intanto un saluto e buon pomeriggio agli amici di Ciao Como. La protesta oggi qui all'esterno della Henkel di Lomazzo, dove ci troviamo, vedete le bandiere delle organizzazioni sindacali, ma soprattutto vedete anche tanti lavoratori, sono i lavoratori di questa azienda di Lomazzo che rischiano seriamente il posto di lavoro. Sentiamo un po' alcuni di loro e anche i rappresentanti sindacali. Intanto ti presenti, come ti chiami? Grazie mille, sono Serena Gargiulo, segretario generale della Wiltec Bellario e seguo anche esattamente questa multinazionale, quindi mi trovo qua in doppio ruolo. E poi c'è la nostra RSU. Serena, dimmi un po' com'è questa... Loro dicevano adesso lotta dura, non molliamo. Sì, lotta dura, non molliamo. Questo è il messaggio che deve passare. Oggi è solo un primo step. Siamo qui tutti riuniti, lo saremo qui anche lunedì, lo ricordo come appuntamento. Anche lunedì sciopero? Lunedì abbiamo proclamato già lo sciopero, ancora una volta, per Henkel Lomazzo. Abbiamo un'iniziativa in campo unitariamente, è circolato un comunicato, ma è giusto ribadire il concetto che abbiamo chiesto un'ora di sciopero a fine turno per tutti i lavoratori del comparto chimico gomma plastica del territorio di Como. Questa è un'iniziativa su tutta la provincia. Esatto, è un'iniziativa di solidarietà, oltre che un forte messaggio anche politico che vogliamo mandare a Confindustria, che è la nostra parte datoriale di riferimento, ma anche al gruppo Henkel in particolare, che in quanto Henkel rappresenta tutti i colossi multinazionali. Quindi noi siamo compatti, la battaglia la portiamo avanti unitariamente, non ci spaventiamo, siamo pronti, come detto più volte, ad andare anche a Düsseldorf, dove abbiamo la casa madre di Henkel. Sicuramente ieri è stato fatto un passaggio importante in consiglio regionale. Siamo contenti che anche le forze politiche in campo ai vari livelli, regionale Orsenigo, senza colori politici, tutti ci sostengono in questa battaglia e li ringraziamo. Adesso speriamo anche di concretizzare un tavolo diciamo a livello nazionale. Sicuramente anche il livello europeo si sta muovendo, è stata presentata un'interrogazione parlamentare. Speriamo in bene, ecco, siamo molto fiduciosi e dobbiamo tenere alto l'umore delle lavoratrici e dei lavoratori, sicuramente siamo qua insieme a loro. Esatto. Io volevo aggiungere, Salvatore Russo della RSU Lomazzo, Henkel Lomazzo, volevo aggiungere che oggi parteciperanno allo sciopero anche la 7 siti in Italia. Per cui tutti oggi. Praticamente ieri abbiamo iniziato noi, oggi si sono uniti tutti i 7 siti a partecipare allo sciopero unitario. E quindi quello che chiediamo è la prima cosa, è quello di fare un ritorno sulla decisione di dover chiudere questo stabilimento, sempre sperando sempre poi con l'aiuto che i politici ci stanno sostenendo, tant'è vero che nel giro di 4-5 giorni siamo riusciti ad avere un contro di regione, ecco, questo è molto importante. Quindi c'è anche, come diceva appunto la tua collega, c'è anche una mobilitazione importante, anche perché poi magari sentiamo anche i lavoratori, ma mi pare di capire che l'azienda sta andando bene, quindi è un po', è solo una scelta politica, è una scelta aziendale. Abbiamo portato al tavolo anche un'analisi un po' di quello che erano i costi di trasformazione, lo stabilimento è in pieno, diciamo così, non ha avuto perdita, abbiamo sempre lavorato, ci ha chiesto dei sabati aggiuntivi l'anno scorso, abbiamo lavorato sabato e domenica, cioè per cui era una cosa inaspettata. Decisamente inaspettato. E quindi tutto quello che ci auguriamo è che torni indietro sulle sue decisioni. Come vedete, tra l'altro i lavoratori si stanno organizzando per mangiare qui all'esterno, però ecco, oggi è la giornata di sciopero, di protesta importante che vogliono far sentire. Tu sei uno di loro, diciamo così. Io sono uno. Da quanti anni lavori qui? Da 32 anni. 32. Sono entrato nell'89, quindi ho sempre fatto questo lavoro e improvvisamente sono ritrovato a casa, che tra l'altro ho appena acquistato casa a 500 metri dall'azienda e niente, adesso siamo qua. Com'è tra di voi lavoratori? Com'è la sensazione? Come dicevano loro, certo è una battaglia lunga, ci sono anche i politici impegnati, sono venuti anche loro. È una battaglia lunga, vedo che c'è a livello mediatico stiamo rispondendo bene. Quello che voglio dire, quello che sentiamo noi, c'è una grande incazzata, siamo molto incazzati. Molto incazzati perché, come ha ripetuto il mio collega, è un'azienda sana, è un'azienda che produce,
che fa fatturato e guadagna, e tra l'altro noi quest'anno prenderemo il premio produzione per aver raggiunto tutti gli obiettivi. Sembra quasi una beffa. È una beffa, per aver raggiunto gli obiettivi, infatti è una beffa perché non avrei mai comprato casa. Giustamente, ecco, giustamente, infatti. Quindi giustamente. Era una situazione veramente tranquilla, dove comunque si poteva pensare ancora a un futuro, perché è un'azienda solida. Perfetto. E questa cosa qua ci ha spiazzato completamente da un giorno all'altro, perché la notizia è arrivata così improvvisa. E sì, non c'erano avvisaglie, secondo noi niente, senza giustificazioni, okay. Perché noi stiamo lavorando e stiamo producendo ancora senza nessun problema, senza un giorno di cassa integrazione. Non abbiamo mai smesso di lavorare. Il tuo nome, non so se te l'ho chiesto, scusa. Stefano, perfetto. Stefano, in bocca al lupo. Grazie, davvero. Grazie, sentiamo magari anche un tuo collega, okay, anche tu, grazie. Giusto? Sì. Dipendente della Henkel da quanto tempo? Dal 2002. Abbiamo sentito Stefano da 30 anni, lui ci diceva, quindi un po' di meno, 32. Come ti chiami? Io mi chiamo Oscar Pagani. Oscar. La situazione è questa: io sono entrato nel 2002 tramite interinale con la Deco, ero in magazzino, sono stato in magazzino fino al 2011, dopodiché hanno esternalizzato il reparto magazzino, sono andato in confezionamento, da lì abbiamo avuto la possibilità di crescere, sono diventato capolinea, tutto ci si aspettava ma non a questo, anche perché ci lascia con la mano in bocca, abbiamo tutti in famiglia, immagino, vero? Sì, c'è un bambino di un anno e mezzo. Ecco, quindi esatto, immagino. E dunque non è il problema lavorare, perché la voglia di lavorare l'abbiamo tutti. Sì, è il modo in cui si lavorerà, vedendo quello che c'è in giro adesso. Ovvio, speranza è sempre l'ultima a morire. Cioè, non siamo proprio. Speriamo veramente che si possa ritrovare, che si possa ritornare indietro. Intanto adesso magari sentiamo anche il consigliere Rossendigo. Intanto grazie, in bocca al lupo. La ringrazio. Davvero, in bocca al lupo a voi. Ripeto, queste sono le immagini proprio all'esterno della Henkel, dove oggi c'è lo sciopero, come vedete ci sono le varie bandiere, c'è anche qua il consigliere regionale Angelo Orsenigo, buongiorno, molti che danno solidarietà a questi lavoratori, lavoratrici, Emanuela, Laura, Andrea, Attilio, buongiorno Dario. Allora Angelo, che cosa si può fare? Ieri ho visto anche il presidente Fermi, appunto, ha ricevuto una delegazione. Che cosa potete fare come regione? Buongiorno Marco, buongiorno a tutti. La prima cosa che noi abbiamo fatto è stata quella di chiedere un'audizione in commissione attività produttive, perché è importante che la società madre, la casa madre tedesca, venga e spieghi all'interno della commissione attività produttive, in un dialogo costruttivo, quali che sono le proprie scelte. Ieri abbiamo dato un altro segnale di accoglienza da parte della delegazione di lavoratori, di sindacati, proprio per far capire che noi come consiglio regionale ci siamo e non molleremo per nulla questo territorio, né tantomeno i lavoratori della Henkel e le loro famiglie. 150 Angelo, forse addirittura 160, abbiamo sentito delle storie, uno che ha comprato casa, un altro che ha un bambino di un anno e mezzo, ma credo che girando qui con loro si possono trovare decine di storie anche strappalate. Queste storie meritano tutto il rispetto, ecco, del caso. Ieri sono rimasto particolarmente impressionato perché proprio in regione abbiamo ricevuto una famiglia in cui lavorano sia moglie che marito, hanno un figlio di 8 anni con un mutuo alle spalle. Lavorano qui penso anche che questa sia la situazione più complessa, perché entrambi nel nucleo familiare lavorano e quindi hanno fatto affidamento su uno stipendio che fino all'altro giorno sembrava essere solido e invece si sono ritrovati con il nulla tra le mani. Quindi un pensiero, veramente una solidarietà da parte di tutto il Consiglio regionale, al di là dei colori politici, a tutti quelli che stanno attraversando un momento di difficoltà in questo momento. Credo sia importante, come dici, ecco Angelo, giustamente, magari lasciare a perdere i colori politici, ma uniti cercare di portare a casa qualcosa di importante, no? Insieme per i lavoratori e per un territorio. La Henkel ha ricevuto tanto dall'Italia, ha ricevuto tanto dall'Omazzo, da queste persone, in un debito di riconoscenza deve fare retromarcia su questa decisione e lasciare aperto questa azienda. Grazie Angelo, grazie, davvero, Marco, grazie davvero, lavoro. Un caro saluto. Bene, noi chiudiamo qui da Lomazzo, dopo avervi fatto vedere e sentito le voci anche di alcuni dei protagonisti che sono qui, come potete vedere, stanno mangiando alcuni di loro, perché ci sono qua i panini che sono stati portati, siamo proprio in mezzo a loro. Tra l'altro, ecco, questa è la zona vicino alla stazione, come vedete, questo è l'ingresso della fabbrica, chiusa oggi perché c'è lo sciopero. Ciao anche a Laura. Un saluto e, come dice, non mi stupisco più di nulla. Ma la cosa strana è proprio questa, che come abbiamo sentito c'è stata questa decisione del tutto inattesa, che nessuno si aspettava. Lomazzo
vicino alla stazione, lo sciopero della Henkel. Avete sentito anche le voci di alcuni dei protagonisti, il consigliere Orsenigo. Si sta cercando di lottare, stanno cercando, come vedete, tutte queste persone che sono qua in strada oggi, di lottare e di difendere il loro posto di lavoro, perché la situazione è veramente molto difficile e complicata per loro. Ciao anche a Maria Rosa che ci sta seguendo. Una situazione molto difficile. Vedremo un po', ecco, solo dice interessa solo gli interessi, vi sono vicino. Ciao Maria Rosa, un saluto anche a te. E allora niente, oggi ripeto sciopero, come potete vedere qui alla Henkel, che è questo colosso, una multinazionale importante. Vedete, ci sono tutte le bandiere delle organizzazioni sindacali, alcuni lavoratori che stanno, vedete, mangiando qui all'esterno, in attesa di restare qui fuori, perché oggi lo sciopero è per tutta la giornata. Qui avete visto anche prima, ci sono alcuni dei rappresentanti che oggi poi andranno a parlare anche nella zona di qui vicino alla Mazzo, vicino a Comonext, dove appunto c'è un altro incontro questo pomeriggio. Buongiorno, siete lavoratori voi? Immagino. Sì. Siamo in diretta, ciao Como. Io ho già sentito alcuni di voi, buongiorno intanto. Buongiorno. Colgo l'occasione per sentire velocissimamente qualcuno che mi dica qualcosa. Immagino sia quello che hanno già detto i colleghi. Situazione. No, fra l'altro noi siamo il gruppo dell'azienda Alpla che fornisce le bottiglie a Renk. Quindi siamo. La nostra azienda non chiude, siamo senza lavoro in modo indiretto. Indiretto, diciamo. Bravo, esatto. Esatto, niente, è arrivata sta notizia. La doccia fredda. Ma c'è un fulmine a ciel sereno proprio. Perché... Fulmine a ciel sereno. Mercoledì ci hanno fatto chiudere la fabbrica alle 6 di sera e basta, hanno annunciato la chiusura. E da lì adesso quindi vedremo. Siete qui anche per un po' di per la solidarietà, certo, che direi ci vuole, occorre nei confronti di queste famiglie che sono anche in difficoltà. E anche per il vostro interesse, perfetto. Grazie, vi ringrazio davvero, in bocca al lupo. Grazie ovviamente mille, anche a voi, grazie. Ci sono anche le forze dell'ordine, come potete vedere. Prego, prego, prego. Mi dica. Io lavoratore? Sono un lavoratore della Henkel di Lomazzo da 29 anni. 29, quindi abbiamo sentito prima uno, sì, anche tu. Sì, mi sono trasferito dalla mia campagna in Lombardia per trovare un futuro, per avere un futuro migliore rispetto al sud. Decisione in attesa? È una decisione in attesa, vedevamo comunque delle indecisioni da parte dell'azienda, insomma, perché abbiamo chiesto a livello sindacale, io milito nella CUP da 11 anni, è un'associazione autonoma rispetto ai confederali, che mi trovo bene e ho sempre portato la nostra teoria. Abbiamo chiesto varie volte incontri da novembre adesso fino a giovedì scorso, non ci hanno dato mai una risposta. Molti dicono non mollate, ragazzi, non mollate, anche l'amico dalla Valtellina. Sì. È una battaglia che si può vincere tutti assieme. Si può vincere, però guardando, io sono un po' realista, guardando negli anni precedenti la Henkel che ha fatto la stessa cosa con gli altri siti produttivi italiani della divisione adesivi, che dopo le varie lotte dei nostri colleghi che hanno perso il posto di lavoro hanno chiuso. Loro vanno come dei carrammati, come tedeschi. Speriamo, sì, quando sì, andavano in guerra e hanno fatto l'olocausto. Speriamo, vabbè, questo è un paragone un po' forte, no, cioè, mancherebbe. No, e siamo in diretta. Va bene, hanno lavorato lì. È la mia rabbia, non sto sfogando con il nostro amico Marco e Rosa, buongiorno a voi. Sì, no, ma capisco la rabbia vostra, certo, anche del. Certo. Credo, anche, lui anche, lui è anche... il segretario nazionale della CUB. Ah, ok. Come diceva il tuo collega, la rabbia, ecco, chiudiamo. La rabbia perché è un film, è un fulmine a ciel sereno. Infatti. La rabbia è perché hanno lavorato come dei fessi, tra virgolette, fino a novembre scorso, con sabato e domenica. Mi dicevano anche producendo anche abbondantemente. È chiaro abbiamo che io fatto 8.000 tonnellate in più quest'anno, 8.000 tonnellate in più rispetto al budget. Di cosa stiamo parlando? Noi quando ci ritroviamo che un'azienda vuole chiudere, vuole trasferire, ma non ha problemi economici, beh, questo è un problema, soprattutto perché parliamo di una multinazionale. Perfetto. E queste, tra virgolette, porcherie le potrà fare a livello mondiale, da tutte le parti. Va dobbiamo bene. Fermarli. Speriamo davvero che possiate riuscire, grazie ragazzi, davvero in bocca al lupo, è tutto dalla Henkel di Lomazzo, vi saluto e vi auguro il buon pomeriggio a tutti voi, grazie per averci seguito.